In queste ore il Parlamento è davvero caldo, non tanto per le problematiche dell'Italia, ma per i problemi personali dei parlamentari. Giuseppe Conte ha smascherato Berlusconi. Il Cavaliere si scambia dolci messaggi con Putin. Come tutti i partiti politici che non hanno avuto la meglio, nel corso delle ultime elezioni, anche Silvio Berlusconi sta pagando il prezzo per non aver conquistato il seggio governativo. Sicuramente la sua fazione politica sarà molto più avvantaggiata di altre, ma l'uomo non sarà libero di comandare come, invece, avrebbe voluto fare fin dall'inizio. Questo perché ad averla vinta è stata Giorgia Meloni, che ha già in mente tutti gli interventi che intende attuare per il suo piano elettorale. Sicuramente molti di questi non vedranno come protagonista Berlusconi. Ovviamente non è stata la sola ad accusare l'uomo di aver mantenuto comportamenti a dir poco insoliti, in quanto la stessa sensazione è stata avvertita da Giuseppe Conte. Giuseppe Conte è stato quindi intervistato dichiarando di come, ancora una volta, sia importante trovare un compromesso per portare la pace e non enfatizzare la guerra. Per farlo è però necessario presentare un programma comune e non risultare titubanti agli occhi degli altri. Il politico del Movimento 5 Stelle ha quindi parlato di come si debba continuare a condannare la Russia per l'aggressione mostrata nei confronti dell'Ucraina. È proprio per questo motivo che risulta del tutto inappropriato comportarsi come invece Silvio Berlusconi ha fatto, in quanto l'uomo si sente privatamente con Putin. I due sembrano avere una corrispondenza molto stretta, e tutto questo non fa altro che ledere la figura dell'Italia agli occhi del mondo. Giuseppe Conte ha quindi espresso il suo parere senza mezze misure, condannando tutti i comportamenti messi in atto dal Cavaliere e mostrando il suo sdegno per quanto accaduto. Gli altri partiti, infatti, stanno facendo di tutto per apparire affiatati e coesi, nonostante abbiano delle ideologie diverse. Ma con il suo modo di pensare e di agire Berlusconi, potrebbe far fallire tutto in pochissime mosse. Al momento, il leader di Forza Italia non si è ancora espresso sulla questione, ma sicuramente affronterà tutto con leggerezza, facendo intendere che sono gli altri ad esagerare, quando in realtà nulla di grave si sta verificando. Questo comportamento ha causato anche un grande sdegno da parte di Giorgia Meloni, che si è definita inorridita per il comportamento di una persona che, invece, dovrebbe assisterla in questa nuova avventura. Il rapporto fra i due non è mai stato dei migliori, ma, sicuramente, questa mancanza di stile farà cadere ancora di più la credibilità dell'uomo agli occhi della prossima leader politica italiana. Qual è il vostro pensiero in merito al comportamento messo in atto da Silvio Berlusconi? Secondo voi tornerà sui suoi passi, oppure continuerà imperterrito, convinto di avere ragione? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.